È il momento di fare due chiacchiere con alcuni dei protagonisti di questa seconda edizione dell'International Cilento Film Festival. Con gran piacere sono in mezzo, tra virgolette, a due... Sono la E di Gigi e Ross. E mi chiamo Ersilia, quindi la E ci sta proprio benissimo. Visto, vedi, non lo sapevate, ho fatto la battuta. Scherzi a parte, benvenuti naturalmente, grazie per essere qui stasera e soprattutto complimenti anche per il premio che riceverete. Grazie a te per la battuta, anzitutto, perché c'hai, insomma, sei entrata nel nostro mood. No. Stasera, insomma, siccome parliamo di una tematica abbastanza importante, quella di Amici per la pelle, siamo contenti di poter anche donare un sorriso. Assolutamente. Ecco, parliamo proprio di questa produzione. Innanzitutto, insomma, Amici per la pelle, perché e naturalmente qual è il concetto di base che volete far veicolare attraverso questo prodotto? Guarda, questo è un progetto che noi abbiamo sposato sin dall'inizio. Nasce da un'idea del grandissimo professore e dottore Paolo Ascierto, che è un nostro grande amico, e ci chiese, insomma, di accompagnarlo nella genesi di questo progetto, che tratta una tematica, come diceva Gigi prima, molto forte. Si parla di melanoma, però il messaggio è un grande messaggio di speranza, perché si parla soprattutto di prevenzione. Amici per la pelle perché sono questi due ragazzi che si operano di melanoma e si conoscono nella sala d'attesa prima di decidere di fare insieme questo percorso di immunoterapia che li accompagnerà e li farà diventare amici per la pelle, così come siamo proprio io e Gigi nella vita. Prevenzione, ecco, abbiamo passato gli ultimi 2 anni e mezzo circa in cui era impossibile parlare di prevenzione perché con il Covid nessuno naturalmente se l'aspettava. Quanto il mondo del cinema, dello spettacolo in generale, della cultura ha sofferto? Ha sofferto tantissimo. La nota positiva è che in tutto quel periodo in cui non abbiamo potuto godere di sale cinematografiche, probabilmente è salita la voglia di vedere forse cose belle, insomma, e di nel nostro caso di produrre progetti nuovi. Insomma, tutti siamo stati a casa sul divano a guardare delle serie. Il fascino della sala cinematografica ovviamente è tutta un'altra cosa, per cui forse anche la riscoperta così estrema, in un momento così estremo, è servita a qualcosa. Domanda da $1 milioni. Sì, io non ce li ho, cioè se me li dai mi l'accetto anch'io. 10 euro? Sì, vabbè, ok, 10 euro. 10 euro. Prossimi progetti? Prossimi progetti. Noi partiremo con un programma breve, insomma, per Italia 1, si chiama Back to School, cioè torniamo a scuola interrogati dai bambini e faremo delle bruttissime figure, come è già successo. E poi in cantiere, insomma, una roba cinematografica, e perché no, insomma, il progetto proseguirà proprio su Amici per la pelle. Altri 10 euro. Scusami, i 10 euro dove stanno? Ve li giocate tra di voi. Sì. Allora, gli altri 10 euro. Un consiglio a chi vuole cominciare questo lavoro? Beh, ma abbiamo davvero tanto bisogno noi. Il tuo lavoro? Sì. No, abbiamo davvero ancora tanto bisogno di tanti consigli noi, quindi darne sarebbe forse presuntuoso da parte nostra. Vuol dire consigli per gli acquicci. Bellissimo, fa le imitazioni. 10 euro ce le puoi dare per queste imitazioni? Il caffè. Un saluto naturalmente adesso a tutti coloro che ci stanno guardando, al modo di Gigi Ross. Anzi, mi tolgo di mezzo, vi lascio il microfono così. Ah, sì, un modo tutto nostro. Tutto nostro per salutare gli amici che ci stanno guardando, sì, in questo momento. Ma vogliamo fare una riscoperta di un saluto vecchio? Vai. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Andiamo a controllare. Beh, che ricordi, che ricordi.